tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di questa serie lezzissima survival. Ragazzi, oggi bisogna fare veramente cose importantissime. Infatti bisogna craftare le prime armi, però tipo siamo nel nulla e quindi dovremo magari trovare qualcosa di decente, magari anche qualcuno, perché forse c'è qualcuno che ci può aiutare. Cucù, dove sei, mate? Ma questa è la voce di Emerald. Non è vero. Ma dov'è questo sopravvissuto? Aiuto. Aiuto. Ma ciao, anche tu qua. Ma che ci fai? Bellissimo. Ma niente, non lo so, ma che cosa c'è qua? Ma non fare nulla. Allora, senti, siccome tu sei tipo nuovo, non hai nulla e io non ho nulla nemmeno da darti. Quindi, ah no, aspetta, sai cosa ho io? Me ne sono accorto ora, c'ho una bellissima crafting table e bam, c'ho anche del ferro, quindi magari possiamo farci delle armature. Te ne do una a te così perlomeno. Ok, guarda, va bene. Che è anche meglio di quella che ho io, quindi guarda come ti tratto bene. Con quella lì... E in effetti... Tieni, questo è tarido. Ma sai che forse... Se tiravo una spada era anche meglio. Vabbè, senti, tieni questa, è lo scarto del mio scorso episodio. Va bene, va benissimo, tranquillo. Comunque, Emerald, comunque, bisogna diventare produttivi. Il mio scopo in questo episodio, a parte non morire e sopravvivere, è quello di, appunto, craftarmi un'arma. Ora, ti dico una cosa, lo vedi quello laggiù con l'arma in mano? Sì. Stai attento, non ti ci devi nemmeno avvicinare, perché nonostante non mi spari, anche se è un fucile, quindi... Ehi, perché il fucile non mi spari? Non lo so io, non lo so... Forse lo droppa anche, quindi prima o poi dovrei ucciderlo. Ma fa malissimo, tipo ti salta addosso e ti piglia coltellate, è tipo una roba veramente... Ok. Fa... È un ruscello, fa rumore dell'acqua, bellissimo. Sì, sì, è fighissimo, hai sentito? Sì, sì. Ho trovato qualcosa, cos'è? Golden nugget, ok. Non... Di più a me, mate, servirebbe del cibo, perché proprio qua... Tieni! Purtroppo ne ho soltanto un pezzettino. E cos'è che hai buttato a terra, mate? Ma non l'ho buttato io. E che ne so io? Cos'è? No, te block, what? Da dove è uscito? Ma che ne so io? Ma guarda che io t'ho buttato a terra della carne. Sì, ce l'ho infatti. Però questi qui erano già droppati. Boh. Ah, ok, ma sono degli spari. Cioè, vabbè, perché ci facciamo queste domande, Emerald? Perché non facciamo... Lasciamoli qui. Ah, attenta a questa roba che non so se sia petrolio o... Credo che sia petrolio. Aspetta, vieni qui. C'è una struttura. Comunque, ok, sì, ci servirebbe la polvere da sparo. Però non so se si può craftare anche tramite le TNT. Quindi do una rapida occhiata e... No, posso fare le bombe con la... No, ma non si può scraftare, ecco. No, non si può scraftare. Quindi magari dopo cerchiamo di creeper. Mate, ma quello lì? Ma quel coso là? Cosa hai visto? Orca puttana, è uno zombie gigante. Ma scusa, questo intanto cos'è? Scusa, pensavo fosse un dungeon. Questo qui fa male, quest'acqua fa male, ve lo ricordo. Quindi non andiamoci dentro. Ma questo non è un dungeon. C'è qualcosa sotto, secondo te? Non lo so, a parte morte c'è No, non c'è nulla, andiamocene. Di più sempre. Ma perché finisco così presto il cibo io? Anch'io, è perché ti ho dato la carne cruda. Ah, purtroppo, qui non fa nulla. Non dura niente. Dovremmo cercare del cibo, però sai che non so nemmeno cosa sia commestibile in questo mondo. Quindi magari... Uccidiamo il sopravvissuto. Ah, io so per dire uccidiamo il gigante, però va bene. Ma come il gigante? No, ma che sei pazzo? Sai quanta vita ha quello là? Ne ha tipo tantissima. E io sono già di nuovo senza cibo, quindi... Sì, dai, il sopravvissuto alla fine non è male. Quanta vita ha? Non ha vita, non ha vita. Forse non si ribella nemmeno. Ok, no. Ha dato qualcosa? No, niente. Ah, cavolo, questo è commestibile, vediamo. A parte questa cosa mi fa preoccupare, cioè tu vuoi diventare cannibale praticamente, vuoi mangiare un'altra persona? No, cioè, non è che se si mette male comincio a ucciderti e ti mangio. Vabbè. Cioè, allora, ammazziamoli tutti questi, per favore. Ma sono tutti di pane! Mandano tutti i pane! Oh, è vero, danno il pane! Li stiamo derubando praticamente, loro hanno i panini per sopravvivere, perfetto! Senti, allora andiamo da questa parte. Vediamo se si riesce veramente a trovare del cibo. E poi devo vedere un attimo il box delle armi, com'è che si fa. Quindi, anzi, do subito un'occhiata. Serve sicuramente il legno. Serve il legno e la lana, se non sbaglio. La lana non lo so, si chiamano box se non sbaglio. Perché non l'ho ancora detto effettivamente. Ragazzi, per ottenere le armi non si possono craftare, ma bisogna appunto ottenere questi American Weapon Box, insomma di tutte le varie cose, che si fanno con ferro, coloranti. Ah, beh, ok. In base alla bandiera. Ah, ma ce ne sono anche... Ah, no, anti-zombie. What? C'è uno che si fa in OAC. Aspetta, questo qui forse lo si può provare. Anzi, proviamolo subito. Dai, è una cosa che sembra interessante. Allora, crafting table. Allora, mi serve semplicemente... Però purtroppo, sai una cosa? Se va male, io sto sprecando ferro e basta. Quindi non so
Non so minimamente se è una cosa buona o no. Sembra una cassa dei rifornimenti. Mentre le altre, tipo, non l'avete viste, però effettivamente si usano per craftare le armi. Questa sembra una cassa dei rifornimenti. Vediamo. Ah, ok, è una cassa. Ah, è una cassa come le altre, soltanto che non è di una nazione, ma è abbastanza random. Madonna, però costa tantissimo. Cioè, il cerchino, tutto sommato, non è male. Però l'altro, ecco, 16 di ferro, poi altri 3 di ferro e 3 di gunpowder. Beh, ok, l'M4 ce lo possiamo fare, dopo. Davvero? Non è male. Però, no, tieni, ti prego. Mi ma sento la cosa bella povero. È che io in una chest ho trovato tipo due caricatori di mini Uzi. In una chest? In una chest. Ma quale chest hai perso senza di me? Scusami, Era dentro quella cosa lì. No, quando sono spawnato. Sono spawnato accanto a una chest. Ah, ti ha fatto spawnare e di nuovo accanto. No, che figo. Io pensavo fosse una chest al mondo proprio. Invece no, si vede ogni volta che spawni ti dà una chest differente. Che figo. Sinceramente non lo so. E quello era il tuo kit. Perché no, io la mia chest l'avevo presa e non c'era più nulla dentro. Quindi okay. era la tua chest effettivamente quella lì. Ecco perché allora torna tutto. Comunque, cos'è questo? Dove? Ah, ma non sei te. Holy shit, mi hai perso però. Infatti, ho visto un nome e l'ho seguito. Pensavo fossi te. Ciao, Anna. Ok, ti vedo. Guarda qui cosa c'è. Non lo so perché c'è un tipo e mi sembra. Cioè, non è che mi sembra pericoloso, però. Sai, non vorrei. No, mi sta inseguendo. Perché una volta finisce così? È una. No, è una. Senti, oh mio Dio. Vieni da me che ci sono i maialini. Vai. Mate, mi ha avvelenato tipo. Non lo so. Mate, e per questo mi sono allontanato io, Ok, abbiamo preso i maialini. Scappiamo tanto con mezzo qua e dovresti sopravvivere in teoria. Non siamo in arco. Forse sì. Non siamo in hardcore, mate. Però io già ho metà vita e quella cosa ci sta inseguendo. E mangia un pochettino se c'è fame. Io dico, ma come, l'hai già finito? Ma figata, mi hanno dato i panini. Altri maialini. Beh, tre panini mi hanno dato, noi mi hanno dato. Beh, tre panini ci campi un po'. Allora, sta calando la notte, mi sembra di vedere. Sì. Quindi, magari stiamo attenti. Uccidiamo tutti i maialini che vediamo perché sono cibo. Cerchiamo di uccidere qualche creeper per ottenere un pochettino di polvere da sparo. Poi andiamo in caverna. Ferro assolutamente. E cerchiamo di fare un M4. Volendo si possono trovare anche in queste ceste qui. Cioè questo è un dungeon in teoria. In teoria è un dungeon. Aspetta. Porca mignotta. Sono buttato. Che? Ok, questo qui ci porta però ad altezza giusta. Ma le torce? Mica ce le ho le torce. Aspetta. Ah, proprio così in modo ignorante lo puoi fare. Ah no, ma è illuminato sotto. No, stanno a fare la guerra qui, Senti, stiamo attenti, Vieni un attimo da questa parte. Ah, ci siete che illumini, perfetto. Sì, stai, appunto. Stai con la torcia in mano, te. Io vado avanti un attimo. Allora, aspetta un attimo, perché io intanto qui c'ho un piccone che è in legno. Questo penso sia coal. Non mi ispira molto. Sì, è coal. Allora, intanto faccio una torcia, che è meglio di niente, che sono quattro in verità, non è una, però ho dettagli. Okay. Quindi si posiziona. Allora, faccio una cosa. Ecco, bravo, posiziona una torcia. Ora, a me manca. Ah no, che la cobblestone ce l'ho, quindi faccio una craft. Cioè la crafting ce l'ho già. Faccio due picconi in ferro. Non in ferro. Perché ho detto ferro? Non lo so. Perché no, va bene anche in stone. Ma infatti, no, il ferro infatti non lo voglio sprecare. Io sono impazziti, l'ho detto così tanto per, ma non so nemmeno perché l'ho detto. Era una cosa totalmente a caso. Comunque, in stone. Oh, io la cobblestone faccio fatica a distinguerla. Cosa? Sento rumori brutti. Non lo so. Allora, andiamo a esplorare da questa parte perché io il dungeon non me lo voglio fare per ora. Perché secondo me è troppo forte. Aspetta, prima di scendere, scusa, ma prendiamo un pochettino il carbone. Io non capisco perché devi andare senza torce. Sì, ma li senti? Sì che li sento. Li sento purtroppo. Hanno tipo dei rumori troppo troppo brutti. È una cosa terribile, veramente, perché a me gli zombie non piacciono in generale. Però. Perché ti piacciono i zombie? Beh, non lo so, vabbè, magari c'hai un feticismo strano verso gli zombie, li trovi carini. No, grazie. Vabbè. C'è gente che ha gusti discutibili, diciamo, nel senso, se uno dice, oh, è bellino quello zombie, me lo farei, va bene. Vabbè, sì, c'è chi piace. Io rispetto tutti. Oh mio Dio, però. Cos'è questa roba? Non lo so, te lo so per chiedere. No, questo qua. Ah, no, è troppo lento a scavarsi. Ma non è che ce l'abbiamo sopra? Sulla destra. Ti ricordo che siamo in onda. Ma questo cos'è? Ah, non. È quarzo questo, sembra, Sì, però. Sì, col quarzo ci si fanno i picconi e le cose così, mi sembra. Almeno penso sia quarzo. Io ho paura, non capisco dove vengono, qua. È dalla destra, ne sono sicuro 100%. Questo è Certus Quartz. Il Certus. Vediamo cosa ci si fa. È dell'acqua serve energistica, addirittura. Sì, per la pietra energistica, serve per fare tipo dei cippini, una cosa simile. Ma mica, ma c'è questa roba, ma che cavolo lo sapeva? Va bene, ok, renderà tutto più interessante. Però, no, veramente, ma sono fortissimi i rumori. Sai che mi spavento?
Sei una persona che... No, mi sono incazzato. Oh, le ragnatele! Perché sono le ragnatele? Che ne so. No, me senti... sono aspetta, qua, aspetta, sono voglio qua. Scavare qua io. Cioè, vedo delle rotaie, mi sembra. Sì, non lo so. Senti, mi spostati mi un attimo. Sei pazzo. Vabbè, scusa, cosa dobbiamo fare? Io illumino. Oh mio Dio, mi stai dietro. Metti il cavolo, dove sei finito? Ah, ma sei laggiù. Okay, ci sono. Ho ucciso. Aspetta, ma io sto morendo di fame. Madonna, ma qui non scappo più nemmeno se... Mi ho dato delle uova. Ho fatto spawnare un pollo. Ma perché? Come hai fatto a far spawnare un pollo? Ho dato delle uova allo zombie, non so perché. Lo zombie? What? Non volevo ammazzarlo. Oh mio Dio, ma qua... Senti, allora, siamo nel pieno dungeon qui, ormai ci siamo. Mi ha dato anche una zuppa di funghi. Beh, mangiala, è buonissima quella. L'ho fatto, infatti, ti pare, non l'ho mangiato. Ok, se riesci prendi anche un po' di carbone. Allora, guarda, ci siamo. Oh, c'è uno spawner qua davanti. No. Aspetta, aiutami. Ok, l'ho ucciso. La carne marcia è sempre meglio di niente, più o meno. Cioè, oddio, vabbè, avrei i miei dubbi, però. C'è uno qua. È cattivo, che strano che è questo qua. Non l'avevo capito. No, allora, oh mio Dio, ma che rumori fanno quando li uccidi? Dobbiamo trovare le ceste. Le ceste e poi scappiamo. Va bene? Eccone qua, una cesta. Aspetta. Ok, entra se riesci. Qua c'è una porta rotta. Mi servono dei blocchi a portata di mano, però. No, attento. Metto un blocco. Uccidilo. Vai. Bella. Okay. Vediamo la cesta. Uno shotgun e della polvere da sparo. Lo shotgun, però, non ci abbiamo. Ma non so di cosa sia questo shotgun qui. Prendilo te. Della flanza sempre. Sì, ma non so le munizioni. Cioè, devi sapere. No, ha dentro tre colpi. La madonna. Ok, allora usciamo e andiamo a cercare altre armi. Quello tienilo te, attento, perché penso faccia malissimo. No, scherzo, non c'aveva. Non c'aveva munizioni. Usa l'arma, ce l'hai? Ti servo? No, lascia. Scappa, vai indietro. Io devo ancora mangiare, madò. Ok, io purtroppo ho veramente un'armatura schifosa. Cerchiamo di saccheggiare il posto. Cos'è sto? No, qua non c'è nulla, niente. Scappa. Vieni, si devono guardare tutte le case. Oh, chest. Dei pantaloncini che tengo io, questi. Ah, beh. Il tavolo che... Boh, tienilo te. E una tomba. Ma la tomba, tipo... No, l'ho messa ma è sparita. Ok, si vede, non è. Non so cosa sia successo, a dire il vero. L'ho messa e sparita, va benissimo. Comunque, ok. Oltretutto io c'ho un medikit, però purtroppo non lo posso condividere. Io anche penso una claymore, perché la chiama Stitch and Charge, ma penso sia una claymore alla fine, una roba simile. Oh, zombie. Sì, ma non andare nei posti a caso, perché tanto se non vedi... Ciao Emerald. No, ma però almeno sono morto da uno zombie pirata. Bene. Beh, ok, io allora vado qua dentro la casetta dove non mi possono venire a prendere e ti aspetto, eh. Ok, Emerald, ci siamo. Sì, possiamo andare. No, qua dove sei morto. No, non ci andare. La Madonna. Non ci riuscivo. Ma che succede? No, sono a terra. Che sta succedendo? Ti sei crociato, mate. Ma non l'ho fatto io. Oh mio Dio, no, non uscire. Scappa. Ci sei dietro, ci spugli l'esperienza, è buonissima questa roba. Entra dentro questa casa e chiudi. C'è una chest, apriamola. Lava lamp, la lava lamp è figa, vediamo un attimo. Cioè, in verità non so se è figa. Però che, ma spariscono, io le metto e spariscono. C'è uno spawner la mate. Metti, intanto tu l'hai preso? Sì, ok, perfetto, l'hai preso. Vieni da questa parte, bisogna esplorare. E esploriamo ancora 3-4 case. E poi usciamo da questo posto, perché bisogna uscire vincitori. Oh mio Dio. No, va rotto, perché così quelli fanno spawnare anche fuori. Poi siamo nella merda noi. Ok, spaccato. Okay. Poi è sempre esperienza extra, non è mai male. Mentre, ho trovato lo Springfield. PDV e Redstone Torch. Ma perché una Redstone Torch? Che ci faccio, scusa? Non lo so. Cos'è lo Springfield? Lo Springfield, un cecchino. Ma aspetta, è quello lì che prima stavamo cercando di fare, che si vedeva qua, per caso? No, vediamo. No, il Winchester. No, questo qui è Winchester, no. Vabbè, no. Ok, spostati che se non la prendi te, che non l'ho presa io. Sì, ok, io ripeto, sono armi interessanti, però se ci manca effettivamente le munizioni e non sappiamo a cosa appartengono, non possiamo nemmeno craftarle le munizioni. No, infatti. Quindi bisogna sapere di che nazionalità sono queste cose. Ok, spawner. Tombo spawner. E qua... Oh, un elmetto. No, ti prego, dammi l'elmetto, c'è l'armatura. Ma tu c'è l'armatura potentissima. Va bene. Ok. Io ti ho fatto l'armatura in ferro, che protegge tantissimo. Questa qui invece non protegge niente. Però mi sembra che non si stia consumando. Questa è una cosa positiva, tutto sommato. Vieni qua, trovo un'altra chest. Ma... Due letti. Ho sentito il tuo rumore, ma non ti vedo. Aspetta, ma... No, mate, ma... Ah! No.
Ho trovato. Madonna. Mi pirata, ma mi ok, un letto l'ho trovato io, quindi l'ho rotto. Però non so te dove sei. Ah, sei morto. Ops. Sembra un zombie pirata. È forte lui, ci sono dei creeper, sono utilissimi, non facciamoli esplodere. Sì, sì. Oh, sono veramente utili. Attendo. Perfetto, polvere da sparo. E l'altro forse non me l'ha data. Però non ho recuperato quanti pezzi in tutto. Dov'è finita? Ok, altri due pezzi, perché prima ne avevo già uno. Ok. Non è male. Possiamo già craftarci? Sì. No. Oddio. No, okay. Cavolo. Mi sono spawnati 3 o 4 davanti. Senti, scappiamo da qua. Eh sì, infatti. Andiamo lontani, perché qui ne ho visti spawnare veramente troppi, Noi non possiamo fare nulla. No. Abbiamo pochissimo ferro. Infatti ne sono soltanto 4 pezzi. In teoria posso farmi un caricatore dell'M4. Ma ci sono altre... Ah, ok, sì, ci sono altre armi anche meno costose. Noi sì, abbiamo trovato prima l'MP5 per caso. Dimmi di sì, prego. Io ho trovato sì l'MP5, ma non c'è qua, mi sa. C'è l'MP5K. C'è l'MP5K? No, non è lo stesso. No, perché... Poi c'è il Double Barreled Shotgun. Quello che hai te come si chiama? Il mio è il Double Barrel Shotgun. Perfetto, passa un attimo. Tieni. Si possono... Madonna, ma che casino che fanno questi zombie, veramente. Ora faccio lo shotgun, cioè lo shotgun ce l'abbiamo già, per fortuna. Ah, ma si può fare anche il coltello, accettare a combattimento, è pieno di roba. Sì. Ok. Consiglio di fare le munizioni nello shotgun direttamente. Sì, faccio quelle basilari. Non ho fatto quelle altre arancioni che non so quale sia la differenza. No, sono incendiarie. Vabbè, meglio così. E non ho vita, quindi mangio. Io non sto capendo nulla, c'è troppo casino. Quindi sì, andiamo a provare questo shotgun. Vai. Per me la missione è completata. Ma okay, lo shotgun ce l'hai ancora te? Te lo sei ripreso? Ah, sì, tieni. Ok. Era un inventario pieno, purtroppo. L'hai ricaricato con R. R. Oh, okay. Mio Dio, che bello il caricamento. Allora, okay, sono pronto. Vai. Non ho vita, però. Sfonda il muro. Di qua, penso, sì. Vai, ok. No, tappato. Come sono? Saranno belli di qua? No. Io ti giuro. No, Dio mio, ma cosa c'è qui? No, M. Stai lontano. No, vai via. Scusa. Oh. Madonna. Sì, sono tipo caduti tantissimo. Allora, cerchiamo, missione di ora, scappare da questo posto. Con le armi, lo shotgun e abbiamo più o meno tutto. Aspetta, vado prima, stammi lontano. Vai. Ce n'è già uno a destra. No, stavo caricando. Ce la fai? Penso io. Perfetto, okay. Ho caricato ora, ce la faccio, Vai tu. Ok, più o meno via libera. Ce n'è uno, ma è sopra, lontano. Sopra. Cosa vuol dire sopra? Ok, ce la fai? Bella. Ok. Ti ricordi da che parte? Guarda, è da qua che facevano casino. L'uscita sì, da che infatti parte è? Dovrebbe essere... qua vicino. Ci siamo persi, Emerald. C'è una scalinata, forse è quella. Sulla destra, la vedi? Sì, e c'è anche un creeper là sopra. Buono. Però devo ammazzarlo, mi sa io, con la spada, perché... Sì, entra da qua. Vai, scappa, non perdere tempo. Vai, io non so se è la strada giusta. Tra l'altro questa qua qui è normale? Sì, è qua normale. Beh, è un po' un colorito strano, non mi fidavo molto, Il creeper si fa lo te, perché sennò io lo spreco soltanto munizioni. Si è buttato giù. Ah, dici che è importante. Il creeper, ti dà... No, vabbè, lascialo qui al limite, però sai che... Ok. Ho sentito un'esplosione. Questa scalinata non vedo che porta da nessuna parte. Tipo, sembra finire qui. Senti, allora facciamo così. Piano di emergenza. Okay. Facciamo un ponte, anche a caso. Ok. Ok. E andiamo in alto. Ci sarà per forza una via di uscita. Intanto, certo, mettiamo qualche torcia. Almeno perché dall'alto, cioè, è una scalinata bella grossa. Si deve vedere assolutamente. La luce, vedo la luce. Facciamo parkour, va bene? Come deve. Okay, è là sotto. Ok. Vai. Oh mio Dio, se me la rischio. Se qua fai un salto è la fine. Purtroppo non dobbiamo nulla. Hai fillato? Sì, perché non c'è più... Cavolo. Non posso tirare la rincorsa. Stai attento allora. Questo è tipo mortale come salto, quindi non facciamolo. Prendo un po' di cobblestone. Infatti. Ok, che è la meglio. Allora, okay, la scalinata... Ok, la vedo. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, Emerald, praticamente. Non c'è più niente che ci può fermare. Qua un salto un po' difficile. No! Cavolo, ok, qualcosa forse ci può ancora fermare. ma lo sai che anch'io non mi posso più buttare di là, forse? Vabbè, ma infatti è stato un po' difficile. Un po' un trauma, oserei dire. Però, dai, io ci sono alla scalinata. Comincio già a salire, Ho un'arma, quindi in caso di dovessero seguire posso aiutarti. No, aspetta, ci sono anch'io, tranqui. Perfetto, dai, usciamo.
ci abbiamo fatta Emerald. Vai, noi siamo vincitori da questo posto. Madonna, ma certo, io e te posso trovare i dungeon così, eh? Posso dire una cosa? Sì. Questo dungeon era una figata. Non l'abbiamo esplorato tutto perché era enorme ed era abbastanza difficile. Non avevamo le armi, quindi magari dovrei effettivamente andare in caverna. Però magari per una prossima volta ci sta a ritornarci. Magari graffignare qualcosa. Il problema è che si fanno tanti loot, tante armi, tanti caricatori che purtroppo non sono compatibili. Quindi prima di tornarci dovrei magari avere una casa in cui appunto posare le mie cose. Esattamente. Comunque detto questo, Emerald, abbiamo fatto abbastanza. Anche tu sei bellissimo. Abbiamo fatto abbastanza. Ragazzi, il suo canale lo trovate in descrizione. Spero che questo video leggissimo vi sia piaciuto. E quindi ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi.